swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Sono ancora in pigiama questa mattina perché non perché sia tardi, anzi non sono neanche le 7. Tra l'altro Jessica questa mattina è andata via prestissimo, verso le 5, 5 e mezza, e non ha fatto neanche colazione a casa, per cui questa mattina ho fatto colazione da sola, però va bene lo stesso, mi sono rilassata. Sapete che io amo fare colazione a casa, anche perché settimana scorsa siamo stati praticamente fuori tutti i giorni e abbiamo fatto colazione al bar. E devo dire che a casa è tutta un'altra cosa, a parte che è molto più lenta, più tranquilla. Io adoro veramente fare colazione a casa. Allora, questa mattina sembrerebbe che ci sia un clima stupendo, in quanto sta per arrivare un temporale e quindi c'è questa bella arietta fresca, quindi ne approfitterò per sistemare un po' la casa e fare un po' di lavoretti. Se riesco voglio anche lavare le tende e ovviamente riordinare bene la cucina, perché ieri sera abbiamo avuto degli amici a cena che poi sono andati via anche un pochino tardi e quindi non sono rimasta lì troppo a lungo, anche perché non volevo fare rumore. Sapete, qui siamo in un condominio, quindi non è che mi posso permettere a mezzanotte, l'una, di mettermi lì a lavare il pavimento, tutto quanto, per cui ho spento tutto, sono andata a dormire, anche perché comunque poi mio marito ha le ore contate e quindi non potevo fare rumore più di tanto. Ho deciso appunto questa mattina di sistemare per bene e poi nel pomeriggio voglio approfittarne per andare dare l'idea, perché sapete, vi avevo detto nell'ultimo video che dovevo andare per prendere la terra, poi non ce l'ho fatta e quindi oggi pomeriggio voglio andare, perché povera pianta è lì che sta tentando di resistere, però penso che non resisterà più di tanto. Quindi oggi pomeriggio andrò sicuramente a dargli l'idea, poi devo passare a ritirare il piumone in tintoria perché l'ho fatto lavare e adesso lo metterò via. E nel frattempo appunto questa mattina mi do da fare un pochino e riordino casa. Tra l'altro, se vi ricordate, in qualche video precedente mi ero lamentata del fatto che comunque, anche se questa casa è piccolina, non riuscivo, ci metto comunque tanto tempo a lavare il pavimento, a sistemarmi, ecco, perché allora adesso vi faccio vedere quello che uso io per lavare il pavimento in questa casa. Praticamente io usavo lo spazzolone e lo stoffinaccio l'ho buttato, e questo qui ovviamente non lo posso buttare perché l'ho trovato qui in questa casa e quindi lo rimetto nel ripostiglio che c'è sul terrazzino. Questo perché in queste ultime settimane ho ricevuto, ragazze, il Tineco. Adesso, al di fuori del fatto che io lo debba pubblicizzare, recensire tutto quanto, tanto oramai so per certo che chiunque lo conosce, devo dire, ragazze, che mi ha cambiato la vita. Io l'ho già usato, l'ho utilizzato per un po', proprio perché volevo un attimino capire. Sapete che comunque a me piace dire le cose come stanno,
Devo dire che è una bomba in tutti i sensi, perché io utilizzavo sia lo spazzolone e lo strofinaccio, ovviamente, che la scopa, ragazze, la scopa normale, ma avendo due pelosetti, sapete che io ho due gattine, praticamente questi peli vanno ovunque. Quando si va a scopare, ovviamente proprio con la scopa, si formano tutti questi mucchi di peli che poi bisogna togliere, poi magari se si va a lavare sopra con lo strofinaccio si attaccano ed è veramente, guardate, ho passato veramente, ve l'ho detto nei video precedenti, che comunque era veramente un incubo. Invece con il Tineco, adesso ve lo farò vedere, anzi ve lo faccio vedere subito. Ecco ragazzi, allora questo è il Tineco. Sapete che non ho portato, io avevo la scopa elettrica, però non ho portato nulla qua. E quindi figuratevi quando l'azienda mi ha chiesto una collaborazione, cioè veramente sono stata felicissima, anche perché l'avevo visto a Desiree e mi era piaciuto tantissimo. Allora adesso dopo ve lo mostro nei particolari, però senza stare ad annoiarvi, perché tanto se volete delle recensioni più precise andate a vedere su YouTube, ci sono proprio recensioni che vi guidano nel minimo dettaglio. Allora devo dire che quando mi è arrivata la scatola sono stata un po' presa dal panico, perché sapete, io con le cose tecnologiche non ci vado molto d'accordo, quindi ero già lì che chiedevo a mio marito, ma non so se riesco a farlo funzionare. E invece ragazzi, è facilissimo, semplicissimo, praticamente non ho fatto altro che metterlo in carica. Allora io l'ho messo in carica 2 ore, perché era già carico un pochino e ha raggiunto il massimo della carica. Mi sembra che per caricarlo completamente ci vogliono all'incirca 4 ore. Io in un paio d'ore l'ho caricato, perché comunque era già carico per metà. Allora ragazze, adesso ve lo faccio vedere nei dettagli e poi vi faccio vedere il suo utilizzo. Ovviamente prima vado a vestirmi, perché non è che posso mettermi a fare i lavori in pigiama, e mi vesto. E poi inizio ovviamente dalla cucina, dopodiché nel pomeriggio, se riesco, voglio fare un salto a Vitidea ad ogni costo. Allora ragazze, eccomi pronta, praticamente sono quasi tutta ginnica, perché mi devo veramente dare da fare questa mattina, anche perché nel pomeriggio vorrei assolutamente uscire. Allora, adesso inizio a lavare le tazze della colazione, poi toglierò le tende per lavarle, pulirò un po' le finestre, darò una sistemata generale alla casa, perché adesso non è che sia poi in pessime condizioni, anche perché questa settimana, avendo avuto il Tineco, non so, mi ha ispirato tantissimo le pulizie, per cui mi sono data parecchio da fare. Allora, appunto, adesso finisco di riordinare la cucina, poi vi farò vedere il Tineco in azione, dopodiché preparerò il pranzo. Oggi farò una pasta molto semplice, un primo soltanto, però bello sostanzioso. Adesso poi magari vi lascio anche la ricetta. Quindi adesso smetto di chiacchierare e mi do da fare, perché altrimenti rimango qui a chiacchierare tutto il giorno e non concludo niente. Poi tra l'altro vedete, sono molto carica, perché questa settimana, non so se prima ve l'ho detto, abbiamo ricevuto una notizia fantastica, e adesso dopo, quando tornerò a casa, prima di terminare il video ovviamente vi racconterò tutto. Però nel frattempo inizio a fare qualcosa, altrimenti non concludo niente neanche oggi. Il Tineco è composto da un display digitale dove si possono vedere tutte le varie funzioni. È fornito di soluzione deodorante e detergente, che ha la funzione di rimuovere lo sporco, il grasso e macchie difficili dalla maggior parte delle piastrelle o marmo o pavimenti in legno e altro ancora. È dotato di un rullo della spazzola che può essere utilizzata per aspirare e lavare contemporaneamente. Si pulisce facilmente con la funzione di pulizia automatica. Questo è il filtro a secco. Sia il filtro che la rete filtrante possono bloccare i detriti di grandi dimensioni, garantendo così la durata dell'apparecchio. Questa spazzola serve per pulire il serbatoio dell'acqua sporca o per rimuovere la sporcizia sul rullo. L'utilizzo è molto semplice, bisogna solo riempire il serbatoio con acqua e detergente, premere il pulsante di accensione, tirare giù il manico e lasciare agire la lavapavimenti sulla superficie desiderata. He looked at her and then he smiled.
picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Questa macchina è eccellente perché, come vi ho detto prima, può pulire peli di animali domestici, uova rotte, pan grattato, latte, salsa di pomodoro e tanto altro. Risolve problemi di pulizia degli angoli e dei bordi. It's a song about your sweetheart and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance. Una volta eseguita la pulizia, si tira su il manico, si attende 3 secondi che il rullo smetta di girare per asciugarsi e si ripone sulla base di ricarica. Una voce guida dirà cosa bisognerà fare, o svuotare il serbatoio dell'acqua sporca o eseguire la procedura di autopulizia. Questo procedimento è del tutto autonomo, a noi non resta altro che svuotare alla fine il serbatoio dell'acqua sporca. Tutte le funzioni possono essere eseguite tramite l'app Tineco. Allora, rieccomi qua. Voglio registrare l'ultima clip per quanto riguarda il Tineco, perché ragazzi io sono entusiasta di questo apparecchio, vi assicuro che è una bomba, veramente valido al 100%. È un aiuto in casa di cui io sicuramente non ne farò più a meno. Pensate che in 10 minuti ho lavato tutti i pavimenti di tutta la casa, di tutte le stanze, e sono venuti bellissimi. Sapete, qui c'è un cotto vecchio, comunque abbastanza usurato, e devo dire che è rimasto lucido, e poi non c'è neanche un pelo di gatto in giro. Devo dire che ha aspirato e lavato, sgrassato proprio in un modo eccellente. Guardate, a parte pubblicizzare l'apparecchio, ma io ci metto la faccia. Vi assicuro ragazze che è un apparecchio valido a tutti gli effetti, perché io non ne farò più a meno. Anzi, voglio ringraziare l'azienda che me l'ha fatto conoscere, e da questo momento devo dire che sono sicura che non lo lascerò mai più, perché è ottimo. Niente ragazze, mi sembrava doveroso dirvi questo, perché di solito sapete che nelle collaborazioni si pensa sempre che si debba parlare bene di determinati prodotti, ma in questo caso, credetemi, non c'è bisogno di parole, perché ma dal momento che poi, se voi lo comprate e lo utilizzerete, vi renderete conto della validità e dell'aiuto che vi può dare in casa. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. For a second, yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car.
oggi preparo i maccheroni al sugo cremoso. Troverete tutti gli ingredienti scritti in info box. In una pentola mettete il burro e uno spicchio d'aglio tritato. Fate soffriggere leggermente. Unite poi il concentrato di pomodoro e la panna. Aggiustate di sale e pepe. A questo punto aggiungete il formaggio e per ultima la mozzarella. Unite la pasta e amalgamate il tutto. Buon appetito! Ragazze, sto per uscire perché devo assolutamente andare a comprare la terra e andrò da sola, farò un salto velocemente, anche perché mi ha detto Desiree che dopo passerà di qua con la piccolina e quindi voglio fare in fretta. Guardate, voglio farvi vedere il mio outfit. Questo qui è completo di twinset, mi piace veramente tanto, guardate che bello. E io la camicia l'ho messa dentro perché è molto ampia, però visto che il pantalone è bello largo ci sta benissimo, quindi ho deciso di indossarlo oggi visto che non fa caldissimo. Poi ovviamente ho preso la mia borsa di Michael Kors, non so se riuscite a vedere le scarpe ma presumo di no, adesso dopo ve le faccio vedere. E niente ragazzi, adesso devo cercare le chiavi della macchina perché veramente adesso la prima volta che andrò da Maison mi devo comprare un mega portachiavi perché ragazze le perdo continuamente, infatti ogni volta che devo uscire devo stare 2 ore in giro per casa a cercarle, non lo so. E da quando abito qui ho preso la brutta abitudine di entrare in casa e appoggiarle chissà dove e non le trovo mai, anche perché non ho il portachiavi, forse probabilmente è quella la causa principale. Quindi niente ragazze, adesso metto i miei occhiali perché non c'è tanto sole ma comunque ho fastidio agli occhi e noi ci vediamo dopo. It's all been a waste of time. How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? I got my problems, lately I've been fading out, holding out, waiting. Guardate, guardate un po' chi c'è oggi, chi è venuta a trovare la nonna. Ciao, ciao amore mio. E allora? Oh, mio. E lei vuole parlare. È vero? Ciao amore mio, fai un po' di nanna, su, saluta le zie. Ciao zie. Dove è nascosto il ciuccino? Eccolo qui. Buonanotte. Amiche, allora siamo arrivati alla fine del video. Devo dire che oggi è stata una giornata piena, ho fatto tante cose, ho pulito per bene casa, sono finalmente andata a comprare la terra per salvare la mia povera pianta. Ovviamente non terminerò il video se prima non vi rendo partecipe della bella notizia che abbiamo ricevuto. Allora, praticamente domani mattina inizieranno i lavori e faranno la gettata. Ragazze, qua ci vogliono 5 minuti di silenzio perché veramente... Allora, praticamente domani mattina per l'esattezza faranno il magrone
poi dovrà asciugare un paio di giorni e settimana prossima faranno la gettata. Allora, la bella notizia in sé, sì, ovviamente il fatto che facciano la gettata è una bellissima notizia, ma quello che mi ha reso davvero felice è il fatto che terminata la gettata, ovviamente poi ci andrà, non so, un mese all'incirca. Allora, il costruttore ci aveva detto a novembre questo, perché avrebbero dovuto farla a novembre la gettata, ma poi sapete che si è fermato tutto. E quindi a novembre ci aveva detto che per solidificare bene ci andava praticamente un mese e mezzo. Però con le temperature che c'erano a novembre, ovviamente adesso facendo più caldo, magari non so, forse un mesetto basterà, non lo so, vedremo. Comunque non è questo il problema. La cosa bella è che una volta finita la gettata, nel frattempo che asciugherà, andranno in produzione i pannelli, cioè le pareti della casa. Passato un mese e mezzo, quello che sarà, praticamente i pannelli verranno assemblati e quindi noi riusciremo a vedere da subito, in tempo una settimana, vedremo già tutta la struttura della casa montata. Quindi questa cosa qua, ragazze, mi ha emozionato tantissimo perché sembrava un percorso infinito, un tunnel dove non si vedeva mai la luce, e invece adesso ci siamo arrivati. Ovviamente la gettata era la base principale della casa ed è forse la parte più lunga. Poi ovviamente una volta che ci sarà la struttura della casa, successivamente si faranno poi tutti gli altri passi, tipo gli impianti della luce, dell'acqua e via dicendo. Poi ovviamente ci sarà la parte finale dove sarà la più bella secondo me, dove poi andremo a scegliere le piastrelle, anche se noi abbiamo già tutte le idee chiare. E poi niente, praticamente dal 16 febbraio, da contratto, ci sarà poi la consegna delle chiavi, perché sapete che noi abbiamo fatto il contratto per una casa chiavi in mano, per cui praticamente dovremo soltanto più traslocare. E questa cosa mi ha fatto anche pensare che forse se tutto andrà nel modo giusto, praticamente noi e Desiree traslocheremo insieme, perché sì, anche se lei poi farà l'atto, non so, mi sembra verso ottobre, dovrà poi comunque fare qualche piccolo lavoretto nella casa e magari lo farà prima di entrare, anche perché con la bimba poi la polvere e tutto quanto. Infatti lei mi ha detto: mamma, io preferisco fare prima l'indispensabile, poi ovviamente una volta che dentro man mano farà le altre cose, però aspetta, non entra subito nella casa nuova e molto probabilmente traslocheremo insieme. Alla fine forse ce la faremo. Non dico ancora niente perché comunque ogni volta poi c'è qualche intoppo. E comunque niente, ragazze, io volevo rendervi partecipe anche di questo, perché comunque è una bella notizia, perché mi avete sempre sentito lamentarmi continuamente, però ovviamente il fatto di rimanere in questa casa adesso come adesso non è più così tragico, anzi vi dirò che siccome so che ci starò ancora qualche mese, però comunque mi è venuto di nuovo la voglia di renderla carina, perché l'avevo persa, vi dico la verità, l'avevo persa, non avevo più voglia di niente. Sapete, perché comunque l'umore fa tanto, non vedevo spiragli di luce, tutto andava all'infinito e quindi era una cosa che non ha buttato giù solo me, ma un po' tutta la mia famiglia. E quindi quando abbiamo sentito il costruttore, non potete capire, cioè la felicità è stata proprio al massimo, alle stelle. E quindi niente, domani mattina incrociamo le dita e partirà la gettata. Ovviamente non questa domenica perché ancora non ci sarà nulla, magari settimana prossima andrò sul posto se c'è qualche novità, anche solo la gettata, così ve la farò vedere. Poi ci sarà un fermo completo per un bel po' di tempo, circa un mese e mezzo. Ma ragazze, appena ci sarà la struttura della casa, vi prometto che ve la mostrerò subito. Bene, allora io adesso termino il video perché vado a farmi una bella doccia, perché malgrado il tempo sia così, non ci sia un caldo afoso,
però il fatto di correre avanti e indietro devo dire che mi ha stancato tanto. Non vedo l'ora di avere il bagno con la vasca, perché a me il bagno rilassa tantissimo e quindi sicuramente in uno dei due bagni metterò una bella vasca idromassaggio magari. Perché la doccia sì, è veloce, però comunque toglie un po' di stanchezza. Ragazze, allora, come sempre, vi ringrazio di essere state in mia compagnia, vi mando un mega bacione e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao a tutte!